Franco Pacini del team Micoratec. Tracciamo un riassunto di questo Giro d'Italia numero 106 per uno dei team che è stato tra i più combattivi. Indubbiamente il team si è comportato bene nel suo insieme, è stato un grande lavoro di squadra, per noi esserci era già un grande risultato. Abbiamo onorato la corsa con il massimo impegno, i nostri ciclisti hanno dato l'anima, il team si è contraddistinto per tante fughe che purtroppo non sono sfociate bene. Però abbiamo un secondo posto con Vacek che è stato un risultato eccezionale su una salita molto impegnativa, il primo diciamo impegno serio di questo giro. Un po' di sfortuna purtroppo per i due ritiri, penso al capitano Conti che sperava in una grande performance per un ottimo rientro in ambito internazionale, e per Gandin, un altro corridore che ha sempre fatto bene, si è sempre contraddistinto, ha avuto sfortuna, il Covid purtroppo ha inciso e si è dovuto ritirare. Valerio Conti, che nonostante le stampelle e tutto il dolore è stato vicino alla squadra a sostenere i suoi compagni in corsa. Valerio è sempre stato molto vicino alla squadra, è stato un uomo squadra, ha accompagnato per la sua esperienza tutti i giovani che devo dire alla partenza li ho visti alcuni anche tremolanti. Ho dovuto personalmente anche fargli un incoraggiamento insieme ai direttori sportivi e al manager. Io veramente ringrazio tutti, è stata un'ottima avventura e credo che oggi la onoriamo anche con questa tappa finale. Grazie. Prossimi appuntamenti per il futuro? Il futuro, come dire, è sempre incerto. Noi contiamo di esserci naturalmente ancora e di migliorare le nostre prestazioni. Sì. Grazie.